Goodbye Malinconia, che apparenza insieme a Tony Hadley alle 11.34 su M2O Musica, lo stato puro. Bonjour mon ami, bonjour. Buongiorno, buongiorno. Oggi RadioSpeaker.it incontra Dino Brown, conduttore di Mena Meno, la mattina dalle 9 alle 12 in diretta su M2O. Bonjour. Come è cominciata la tua avventura in radio? Te la racconti? Allora, la mia avventura è cominciata nel lontano 2001, se ben mi ricordo. Lontano, non è manco poi tanto lontano, insomma. Ho iniziato così, per scherzo. Mi ricordo, a dire la verità, è cominciata anche prima, nei villaggi turistici. Io arrivo da lì, poi ho cominciato a entrare piano piano nel mondo della radiofonia facendo il caratterista. Tipo facevo la bambina e poi facevo anche delle altre cose che adesso non mi ricordo. Io sono diventato un minchione, adesso sono così. Sì, 2001 diciamo ho cominciato con TRS, una radio nella mia provincia di Cuneo, poi sono passato a Rimini, Radio Icaro, sempre radio regionale, poi sono passato alla Superstation Veronica I3 a Pesaro e poi M2O Musica allo stato puro. Mena Meno, un po' il motto della tua vita, non menartela e sii te stesso? Sì, un po' Mena Meno sta a dire un po' take it easy, come dicevano gli Eagles, citazione, sta un po' a dire anche ma chi se ne frega, io ho puntato tutto su essere me stesso, in radio sono completamente me stesso, devo dare la sensazione a chi ascolta di parlare insomma come con un amico, insomma è così, faccio la radio tutti i giorni, diciamo. Se dovessi dirigere tu M2O, che cosa cambieresti o cosa lasceresti? Mando tutti via, no assolutamente, se dovessi dirigere io M2O, ti dico la verità, molto probabilmente questa intervista la vedrà anche il direttore, quindi non cambierei niente, va benissimo così. Secondo te speaker radiofonici si nasce o si diventa? Allora, secondo me speaker radiofonici si nasce. Lo si può diventare grazie ai corsi di radiospeaker.it. No, vabbè, Panda! Panda! Così parlava. Bello! Panda! Detto, hai vinto la maglietta! La ringrazio! Mettiti nei panni di un ragazzo che sogna di diventare uno speaker di M2O. Cosa faresti tu adesso per arrivarci? E adesso è il momento giusto per arrivarci, adesso perché a M2O stanno cambiando un sacco di cose. 3 anni fa non esisteva quasi il parlato, adesso si sta dando lentamente molto più spazio alla radio parlata, alla radio di personalità. Vi dico la verità, non mi sento di dar consigli anche perché io ci sono arrivato come ci si arrivava una volta, ovvero il classico demo mandato tra l'altro via CD, adesso non si usa nemmeno più, il classico demo sul CD mandato al direttore e poi ci vuole talento e ci vuole anche un po' di culo. Tu sei un sostenitore di RadioSpeaker.it, a volte diciamo anche un ghostwriter. Sì, ogni tanto mi diletto, sotto falso nome. Cosa ne pensi del sito? È bellissimo, il sito è bellissimo perché permette ai direttori di trovare tutto quello di cui hanno bisogno, soprattutto le nuove leve, perché non se ne può più, insomma, sempre gli stessi che si riciclano. Su RadioSpeaker si dà spazio a tutti, lo trovo una sorta di Facebook della radiofonia italiana, quindi è molto bello. Una domanda che non avevo preparato. Vedi l'introduzione di personaggi televisivi all'interno delle radio nazionali? Guarda, per chi se lo merita la vedo bene. Non penso che ci siano tanti che se la meritano. Insomma, sarebbe come introdurre gli speaker in televisione. Non avviene mai l'opposto, quindi non sono totalmente d'accordo, però per chi la sa fare la radio, vabbè. Un'ultima domanda, il tuo programma radiofonico ideale, quello che vorresti un giorno realizzare, se non l'hai già realizzato, insomma. Ti dico la verità, lo faccio già, nel senso, l'ideale sarebbe trovare un direttore che ti permette di esprimerti come vuoi tu, quindi indipendentemente dal programma, da chi hai vicino, dalla musica, e quindi nel piccolo diciamo che già lo sto facendo. Ogni tanto la mattina mi riesce. Ciao!